E Manzoni nel marzo del 1849 riescono ad entrare negli archivi della Santa Inquisizione e la prima cosa che fanno è mettere mano agli atti del processo di Galileo. Sono due lughesi, due deputati, due romagnoli, due deputati della Repubblica Romana in un tentativo di estendere quella che per loro è il prerequisito di un'azione politica e civile, la giustizia, la verità, diventa una specie di pietra angolare addirittura di una visione epistemologica. Lo studioso dell'ebraico, bibliofilo, umanista e lo scienziato si trovano assolutamente insieme in quest'opera di recupero della giustizia, della verità, di un fatto che era stato tenacemente nascosto dalla politica oscurantista del regno dello Stato Pontificio e che genererà nel 1870 la revisione che avrà appunto Gherardi come autore. Io devo dire con questo episodio chiudo la mia introduzione e lascio la parola a Marco Severini. Grazie. La Repubblica Romana non solo è un episodio estremamente moderno ed attuale nella vicenda contemporaneistica nazionale, ma è un elemento, è un momento, è un frangente che ci insegna una cosa importante che oggi noi abbiamo per larga parte smarrito, cioè il senso di responsabilità civile e soprattutto quanto determinate fasi della nostra storia possano essere contrassegnate da una caratteristica generazionale, e cioè se uno Stato può contare su un contributo fattivo, concreto, non retorico, da parte dei giovani, è uno Stato destinato a grande fortuna. Se invece i giovani restano avulsi, lontani dalla scena pubblica, dalle responsabilità politiche, dalle responsabilità civili, le cose vanno molto male. Questo problema oggi in Italia viene declinato in maniera estremamente diversa, ma Giuseppe Mazzini lo declinò in una versione prima di tutto educativa. Cioè il grosso dei problemi, l'origine dei tanti problemi della nostra agenda nazionale nel 1849, così come nel 2011, era un problema di educazione, era un problema di alfabetizzazione, dove per alfabetizzazione noi intendiamo quella tout court, poi quella politica, poi quella civile. Ecco, però è un qualche cosa di cui oggi si avverte una gravissima latenza. E se noi ci ritroviamo ad affrontare certi problemi che, guarda caso, hanno lo stesso nome di quelli che gli epigoni di Cavour si trovarono ad affrontare il giorno dopo la morte del grande statista, nel giugno del 1861, ecco, una ragione sicuramente ci sarà. Ecco, però resta il fatto che il messaggio mazziniano è fortissimo e, come giustamente diceva Nico Cavassini, poi pervade ben tre generazioni di italiani e arriva all'Assemblea Costituente del 1946-47. Io faccio solamente un nome tra i costituenti che scrivono la carta costituzionale che oggi ci vorrebbero strappare a colpi di articoli, prima ne riformiamo uno, poi ne emendiamo un altro. Ci sono mazziniani come Giuseppe Chiusseggi che sono nati alla fine dell'Ottocento ma che sono stati educati ai valori tutti mazziniani della democrazia, della libertà dei popoli, della liberazione dei popoli. È stata giustamente ricordata la Repubblica Ungherese, all'interclassismo sul piano dei rapporti sociali. Insomma, sono lezioni importanti, c'è gente che è andata a morire
a partire dal 1849, oppure di un'intera generazione di persone che mettono a repentaglio addirittura la propria professionalità. Penso al bolognese Renato Barilli, che sarebbe poi Quirico Fiopanti, che è l'inventore dei fusi orari, che è una persona che si rifiuta all'indomani dell'Unità d'Italia di giurare, di prestare giuramento al re d'Italia, perché lui ha un'idea ben più grande, ben più repubblicana, ben più democratica di quello che possa essere la patria nazione. Viene allontanato dall'Università di Bologna e viene richiamato a furor di popoli, anzi a furor di studenti, ma muore povero. Muore con quel senso, fatemelo almeno citare, che ha ricordato il 18 febbraio a Forlì Roberto Balzani. Quale senso, quale sentimento? E questa è la lezione più grande di Giuseppe Mazzini e, sotto molti punti di vista, è la lezione più grande della Repubblica Romana del 1849. Chi va in politica, chi decide di fare politica, deve partire da un concetto semplicissimo, quello di perderci. Di perderci a livello umano, di perderci a livello professionale, di perderci anche a livello di immagine. E questo è il senso della negazione, è il senso massimo del rispetto della cittadinanza che ha animato tutti i più grandi statisti della storia italiana. Qui noi passiamo da uno Stato autocratico, da un regime illiberale, da uno Stato in cui solo i preti potevano accedere alle cariche pubbliche, ad uno Stato nazionale. Cioè, la Repubblica Romana ha l'epiteto di romano, l'aggettivo romano, ma è uno Stato sotto tutti i punti di vista nazionale. Cioè, i deputati dell'Assemblea Costituente, oltre a non fare 10 leggi all'anno come ha fatto l'anno scorso il Parlamento italiano, erano molto più prolifici e molto più impegnati, non c'avevano soprattutto quel tragicomico strumento del decreto legislativo, che è una vera e propria truffa del sistema democratico. Però adesso, indipendentemente da questo, avevano un'alta consapevolezza della loro missione e tutti i giorni si presentavano nel palazzo della cancelleria circondati da una sciarpa tricolore. Era un segno di distinzione per una carica che non veniva pagata, ma che era designata dal suffragio universale, quindi una carica pienamente legittima, perché nelle elezioni del gennaio non è che ci furono brogli, anzi addirittura gli elettori che si presentarono, circa il 25% degli abitanti del corpo elettorale, il 10% degli abitanti dello Stato romano, andavano tutti a presentarsi rischiando la scomunica, che Pio IX, la Gaeta, aveva già largamente comminato verso tutti coloro che avessero avuto solamente il coraggio di presentarsi alle urne. In Italia si scrivono due tipologie di libri di storia, quelli degli storici professionisti e quelli degli altri. Gli altri, che sono i giornalisti, gli scrittori, eccetera, eccetera, fanno delle opere, per carità, sotto molti punti di vista meritorie, ma incorrono in un errore imperdonabile da un punto di vista deontologico per lo storico, cioè fanno della notizia una forma di conoscenza. Invece lo storico sa bene che la notizia non è una forma di conoscenza. La forma di conoscenza è un processo di elaborazione estremamente articolato e complesso che si sviluppa attraverso varie notizie, attraverso diverse informazioni, attraverso il confronto tra tesi, fonti, completamente diverse. Ecco, questo mi permette di sottolineare come anche in questo libro di storia voi troverete una narrazione e una interpretazione, che sono i due pilastri di ogni ricerca storica. Beh, la narrazione, l'avete capita dagli interventi che mi hanno preceduto, riguarda questi mesi pochi ma vitali del 1849. Guarda caso sono gli stessi mesi e la stessa durata della spedizione dei Mille, che nei manuali di storia ha 4 pagine, mentre la Repubblica Romana ha 4 righe. Il presidente Napolitano, che è una persona molto più autorevole di noi, ci ha già messo in guardia da un anno sui rischi, sulle derive retoriche e celebrative di questo importante anniversario, che però per me resta importante. Noi abbiamo preparato tutta una serie, come Associazione di Storia Contemporanea, tutta una serie di
avvenimenti per ricordare, non celebrare, sono due cose diverse. Il 150esimo, certo, io le posso dire, non è nata il 17 marzo 1861 l'Italia migliore. Se però l'ipotesi federalista era già stata screditata nel 48, quella democratica repubblicana nel 49, l'unica empiricamente possibile era quella sotto la falsa riga di un forte processo di piemontesizzazione, sicuramente meglio un'Italia unita all'insegna della piemontesizzazione che la perpetuazione dello Stato Pontificio, Regno di Sicilia e di Guadalupe.